Dall'Ucraina al gas fino alle auto americane in Europa. È fitta l'agenda del presidente francese Emmanuel Macron, giunto a Washington DC per la sua prima visita ufficiale al cospetto dell'omologo statunitense Joe Biden. Una visita che mira a riallacciare un dialogo che si è fatto difficile negli ultimi mesi. La giornata clou sarà giovedì. Se diamo uno sguardo all'Ucraina, se diamo uno sguardo a cosa sta accadendo nell'Indo-Pacifico, alle tensioni con la Cina, notiamo che la Francia resta al centro di tutto e il presidente Macron è un leader dinamico all'interno del G7 e in Europa in modo particolare, per cui il presidente Biden ha ritenuto che fosse il primo capo di Stato da incontrare. I preparativi per accogliere il più importante alleato del vecchio continente vanno avanti da giorni oltre oceano, come ci dice lei. Ho aiutato a decorare la Casa Bianca negli ultimi 3 giorni. Ero lì lunedì quando il lavoro è stato mostrato. Il presidente francese vedrà queste bellissime decorazioni natalizie e sarà semplicemente unico. Macron era stato in visita ufficiale già nell'aprile del 2018, allora il presidente era Donald Trump, un'altra era insomma. Venerdì sarà ad Orlando, dove annuncerà un programma di sostegno per insegnare la lingua francese nelle scuole statunitensi.